Grazie al Presidente Prestini per l'entusiasmo e per l'introduzione. Questo è un premio che non è della CNCE, non è della Cassa di Bari, è un patrimonio di tutti noi, di tutte quante le casse di Bari. Ed effettivamente la risposta dell'anno scorso ci ha fatto capire che molti colleghi hanno percepito lo spirito ed il senso dell'iniziativa e sono saliti a bordo. Quest'anno, come diceva il direttore, c'è anche uno stimolo in più per partecipare, che è l'esito del risultato, sono i risultati dello studio del professor Paioli. E quindi, in un momento in cui, ecco, ci stiamo sempre collegando online, sarà forse la prima vera occasione, che manca da tanto tempo, per rincontrarci, scambiare delle idee, al di là del progetto Cassa di Rewards, al di là del convegno CNCE, sarà la prima occasione per incontrarsi. Ora, il parterre oggi è piuttosto articolato perché ci sono sia casse edili che hanno partecipato e quindi conoscono la dinamica di funzionamento, sia casse edili che partecipano per la prima volta o che parteciperanno per la prima volta, per cui ho preparato un documento piuttosto trasversale. La cosa che chiedo ai partecipanti della scorsa edizione, a margine della presentazione, è quella di dare un loro contributo, cioè spiegare ai colleghi nuovi che manifestano un po' di curiosità, barra diffidenza, di spiegare quello che è stato il loro Cassa di Rewards, quelle che sono state le reazioni delle imprese, dei consulenti, dei lavoratori premiati e che hanno ricevuto i bollini. Ora, senza ulteriore indugio e perdere tempo, passerei alla presentazione, alla breve presentazione che ho predisposto. Intanto mi ha raggiunto il presidente Bonerba, che vi saluta. Ciao, ciao, caro. Allora, benissimo, la vedete tutti. Innanzitutto l'appuntamento, come diceva Giovanni, è l'8 ottobre 2021 alle ore 16, poi l'orario potrà slittare mezz'ora in più o in meno, comunque solitamente il venerdì pomeriggio, nel primo pomeriggio. Questi sono i premi che sono stati consegnati nelle prime due edizioni, e che riceveranno tutti quanti premiati sul palco. Ma cerchiamo di dare qualche numero sulla scorsa edizione, che, come diceva Giovanni, è stato un grande successo. La scorsa edizione ci sono stati circa 60 casse edili partecipanti. Abbiamo consegnato 3.000 bollini attestati di qualità tra imprese e consulenti, sia in formato cartaceo che in formato digitale. Hanno partecipato circa 18 regioni su 20, quindi c'è stata una partecipazione veramente massiva. E sul palco sono saliti lavoratori per 10, 9 categorie, 2 categorie di consulenti e 3 categorie di imprese, rispettivamente con 3 premiati, quindi 9 premiati. Però cerchiamo di riavvolgere il nastro e di spiegare che cos'è il Cassa di Rewards. Il Cassa di Rewards è un podio sul quale una volta all'anno facciamo salire quelli che sono i nostri ambasciatori, gli ambasciatori del sistema bilaterale delle costruzioni, i vettori, coloro i quali trasmettono i valori positivi nei quali ci riconosciamo, quindi imprese, lavoratori e consulenti. È un'occasione formale e unica per ringraziare coloro i quali mandano avanti il nostro settore. E a loro non solo diamo un grazie formale, ma attribuiamo un riconoscimento che in qualche modo li possa distinguere e gratificare rispetto agli altri stakeholders, agli altri soggetti del settore. E non meno importante, un momento in cui queste persone, che sono i protagonisti del Cassa di Rewards, non sono le casse edili, non sono coloro i quali premiano, sono effettivamente i premiati, che attraverso le loro storie raccontano quelli che sono i traguardi raggiunti, ma soprattutto raccontano quello che è la loro interazione con lo sistema bilaterale delle costruzioni, con le casse edili. In sintesi,
è un momento formale nel quale la cassa edile ringrazia chi porta avanti il nostro settore. Se voi ci pensate, è una cosa scontata, può sembrare banale, ma è una cosa che non avviene mai. Noi interagiamo sempre o spesso per risolvere problemi, per affrontare criticità, ma quelle persone, quelle imprese, quei lavoratori silenziosi che effettuano la dichiarazione, la denuncia mensile, pagano in tempo e quindi non, tra virgolette, non creano problemi, noi non abbiamo una vera e propria interazione. Questo è il momento per far capire loro che noi li abbiamo riconosciuti e li ringraziamo. Quindi è un'occasione unica. Ma è anche un'occasione importante per eradicare dei luoghi comuni. Quali sono questi luoghi comuni? I luoghi comuni sono che noi siamo un sistema autoreferenziale, chiuso in noi stessi, che pensiamo soltanto nella nostra zona di comfort, che non riconosciamo l'eccezionalità dello sforzo che fanno imprese, lavoratori e consulenti. Quindi un sistema che non è più autoreferenziale e che scende dal palco è un'occasione unica per sovvertire lo stato delle cose. Quindi anziché parlare di problemi, di criticità, si parla di modelli positivi, di persone che con la regolarità, con l'impegno, con il sacrificio hanno raggiunto dei risultati. Hanno raggiunto dei risultati nel sistema bilaterale, quindi andiamo a creare dei modelli positivi da seguire. Quindi non abbiamo un approccio repressivo, bensì un approccio positivo. Facciamo vedere chi va avanti, rispettando il contratto, rispettando, essendo regolare, e cerchiamo in questo modo di far salire a bordo quante più persone possibili. Il premio che andremo ad attribuire potrà essere una guida, almeno questo è il nostro auspicio, per tutti quanti le altre imprese, consulenti e lavoratori, perché vorranno aggiudicarselo l'anno prossimo. E questa è una delle novità che abbiamo introdotto quest'anno, che spieghiamo più in là. Altro aspetto da non sottovalutare è quello della nostra reputazione. Noi abbiamo una reputazione che abbiamo costruito nel caso di alcune casse da un secolo, no? Pensate a Milano. Però una reputazione che molto spesso è circoscritta ai soggetti con i quali interagiamo. Quindi ci conoscono tutti quanti i consulenti del lavoro, ci conoscono tutti gli operai, gli impiegati, ci conosciamo tra di noi. Però non so se voi avete la stessa impressione, ma penso che condividiate questo aspetto, fuori da questo cerchio la reputazione delle casse edili non è molto conosciuta. Spesso, quante volte capita tra amici dover spiegare che lavoro facciamo e dove lavoriamo. Casse edile Awards è un megafono importante, perché poi, come vedremo, io vi invito a visitare il sito Casse edile Awards e la pagina Facebook. È un amplificatore notevole. Le imprese, in seguito alla manifestazione, tantissime imprese, tantissimi quotidiani hanno dato molta enfasi ai premiati e questa enfasi ha fatto conoscere alla massa quello che è il nostro mondo, quelli che sono i valori che noi propugniamo e che in qualche modo e con grande professionalità riusciamo ad erogare sul territorio. Ecco, Casse edile Awards deve essere visto come un megafono, qualcosa che fa uscire il nostro mondo dal guscio e lo apre ad una collettività un po' più ampia. E quindi, in qualche modo, per dirla un po' all'americana, rafforza quello che è il nostro brand. Entriamo un po' nel merito di quelli che sono i premi. Anche qui vi invito poi a navigare sulla pagina www.cassedilewards.it per entrare nel merito analiticamente delle categorie. Però i premi, intanto, come sono estratti? I premi sono estratti secondo dei criteri che sono matematici, nascono da un algoritmo, non sono soggettivi, sono assolutamente oggettivi, quindi non c'è alcuna discrezionalità da parte del comitato organizzatore, da parte della CNCE, da parte della Cassa di Bari. Nascono da un algoritmo che è sancito in un tracciato record che verrà comunicato in una seconda
in un secondo momento. Sono premi che non rilevano dal punto di vista dimensionale, quindi non favoriscono l'impresa più grande rispetto all'impresa più piccola, sono fondati su dei criteri che sono etici, quindi la regolarità, il rispetto del contratto, quindi non vince la cassa edile più grande rispetto alla cassa edile più piccola, non c'è una sperequazione dimensionale, né in termini appunto di cassa, né in termini di imprese e consulenti. Il premio vero non è il mattone che verrà consegnato la giornata della manifestazione. La manifestazione ha un valore esemplare, importante proprio per quegli obiettivi che dicevo, cioè quelli di far espandere la nostra reputazione fuori dal perimetro, fuori dai nostri confini tradizionali. Ma il premio vero è il bollino di qualità, l'attestazione che noi andremo a dare a tutti le imprese, a tutti i consulenti, quest'anno ai lavoratori che hanno partecipato. Quindi, attenzione, tutti i dati che verranno estratti dalle casse edile comunicate al comitato organizzatore sul portale Casse Edile Works sono già premiati. I premiati li decidono le casse edili, non li decide la CNCE o il comitato organizzatore. Nel momento in cui voi trasmetterete le liste, starete trasmettendo delle liste di premiati. Questo è un aspetto fondamentale sia per una questione di responsabilità, arriveremo alla fine, attenzione quando trasmettete le liste, noi abbiamo semplificato il processo in un modo proprio elementare, in alcuni casi basterà spingere il bottone per generare le vostre liste, però date una rilettura, perché quando trasmettete i dati non state trasmettendo un pezzo di carta o un file XML, state trasmettendo dei premiati. Quindi questo è l'aspetto fondamentale, rileggete le classifiche, perché tutti i soggetti che segnalate riceveranno un attestato di qualità e un bollino. Cos'è il bollino? Il bollino sono due cose sostanzialmente, mi allontano due cose. Il bollino è un attestato cartaceo che verrà inviato a tutte quante le casse edili a margine della manifestazione, è un attestato di partecipazione che potrà essere ostentato, mostrato negli studi, nelle aziende. Quest'anno introdurremo anche una medaglia per gli operai che sono vincitori, ma è anche un documento digitale che verrà inviato al margine della manifestazione in automatico. Quindi l'8 c'è la manifestazione presso la Fiera del Levante di Bari, contestualmente, subito dopo la fine della manifestazione, dal portale Casse Edile Works partiranno 3.000, 4.000, a seconda dei partecipanti, bollini sulla posta elettronica certificata, sulla posta che voi indicherete, le tracciate record. Quindi i consulenti, le imprese troveranno questa gradita sorpresa, vi assicuro che è una sorpresa molto gradita, direttamente sulla loro posta elettronica. Questo è un aspetto su cui l'anno scorso c'è stato qualche malcomprensione. Non c'è un passaggio, non sono le casse edili ad inviare il bollino. L'obiettivo del Casse Edile Works è quello di semplificare la vita a tutti i partecipanti, per i direttori, per i consigli di amministrazione. Il Casse Edile Works deve essere una gioia, non deve essere un peso. Per cui voi dovete partecipare, dovete spingere il bottone per generare le classifiche, dovete dare una lettura, poi per il resto se la vede il comitato organizzatore. Manderemo questi bollini che riceveranno i premiati che avrete segnalato. Voi dovete essere pronti quando i premiati chiameranno il telefono della Casse Edile per chiedere ma che cosa abbiamo ricevuto, spiegare quello che è il senso del premio. Un'altra cosa che è discrezionale, che vi invitiamo a valutare, è quella di organizzare a valle delle piccole manifestazioni. Cioè Casse Edile Works va visto come un'opportunità, va vista come un'opportunità per le singole casse, un'opportunità per rafforzare il legame con coloro i quali effettivamente contribuiscono a portare avanti il sistema, cosa che non avviene mai. Cioè
Pensate, le vostre prime 10 imprese in termini di contribuzione, quante volte le avete ringraziate negli ultimi 10 anni? Non lo so, io personalmente l'ho fatto per la prima volta lo scorso anno, quando ho consegnato gli attestati. È un momento, è come se avessimo una sveglia che ci ricorda di ringraziare le persone che ci vogliono bene. Quindi mandiamo questo attestato, se vogliamo, il cartaceo. Noi l'abbiamo messo in una cornice di IKEA a costo 2 euro di alluminio. Li abbiamo chiamati telefonicamente, quest'anno li abbiamo fatti venire uno ad uno, li abbiamo consegnati, con il mio iPhone ci siamo fatti una foto e l'abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook. Per loro, vi assicuro che c'è stato un ritorno in termini di gratificazione che ha sorpreso e è andato anche oltre le più rosee aspettative. Quindi ognuno di voi, ogni cassa è libera di organizzare a valle dell'evento delle micro manifestazioni nelle quali appunto consegnare il diploma che già vi abbiamo dato noi e le medaglie ai lavoratori, oppure semplicemente spedirle. Ciascuno di voi è libero di interpretare il premio esattamente come ritiene, come preferisce, a seconda del tempo, di quanto ci crede, di quanto si vuole spingere. Vi assicuro che ogni sforzo fatto ha una ricompensa enorme, ve lo dico per esperienza personale. Praticamente i premi sono divisi in 3 categorie. Sarebbe troppo lungo entrare nel merito di ciascuna delle categorie, andrò molto velocemente. Riguardano sprint, sono 5 categorie delle imprese, 2 dei consulenti e 9 per quanto riguarda i lavoratori. Per quanto riguarda le imprese, la categoria sprint, come dice la parola stessa, abbiamo usato metafore sportive, serve a premiare quelle imprese che pagano la denuncia più velocemente. Qual è il valore che viene richiamato? Il valore è quello della tempestività, della regolarità, e quindi c'è sempre un segno di attenzione nei confronti del nostro sistema e poi dei lavoratori che percepiscono le prestazioni più rapidamente. Premio Endurance per quanto riguarda i consulenti è un premio che afferisce alla durata del rapporto con la cassedile. Quindi vengono premiati consulenti che hanno una maggiore continuità senza sospensione, anche in questo caso. È un tema che riguarda la fidelizzazione del consulente con il nostro ente. E così via, scorrendo tutti quanti i premi, io vi invito a leggere rapidamente quello che è il documento, andare a scorgere quello che è il nostro sito Cassa di Rewards per entrare più nel merito. Sì, anche perché poi entro domani arriverà la comunicazione della CNCE con elencati tutti i premi e le categorie, e appunto le casse potranno scegliere se aderire a tutti i premi oppure aderire solo a determinate categorie di premio. Assolutamente. Speriamo di mandarla entro domani, va bene? Con invito a rispondere con un'adesione, possibilmente, entro il 21 maggio. Vai Fabrizio, scusa. Non entro nel merito dei premi, anche perché molti partecipanti già li conoscono e non vorrei annoiarmi. Mi voglio solo soffermare sulle novità di quest'anno. Poi sono assolutamente a disposizione di tutti quanti i colleghi. Chiamatevi e perdiamo tutto il tempo necessario per spiegare quello premio per premio e stringa per stringa del tracciato record. Allora, la prima novità riguarda 2 premi che già esistevano lo scorso anno, il premio Sprint e il premio Top Player. Questa è una vera e propria sperimentazione che introduciamo quest'anno. Come vedrete, tutti quanti i tracciati record, eccetto questi 2, prevedono 10 nominativi da inviare. Quindi ciascuna delle casse segnalerà per tutte quante le categorie 10 nominativi, che sono i top 10, ad eccezione di queste 2 categorie. Perché sono 2 categorie particolari? Cos'è il premio Sprint? Il premio Sprint, come anticipavo, è il premio che viene riconosciuto alle imprese che pagano con più giorni di anticipo rispetto a quella che è la scadenza ordinaria. Facciamo un esempio. Se io pago oggi che cosa siamo? Siamo all'8 aprile, quindi noi da aprile possiamo pagare la dichiarazione di marzo sostanzialmente. Se io andassi a pagare
oggi la denuncia di marzo come impresa, totalizzerei 22 giorni di anticipo ai fini della classifica Express. La somma dei giorni di anticipo concorre alla formazione di questa classifica. Quest'anno, anziché dare il premio ai primi 10 in classifica, daremo il premio a tutti quanti quelli che hanno totalizzato almeno 160 giorni. Il numero non vi deve sembrare alto, perché quest'anno giocano anche i 3 mesi di ritardo concesso per quanto riguarda il Covid. Vi ricordate che le denunce del periodo Covid sono state traslate. Quindi, che cosa significa? Che ciascuno di noi potrebbe premiare ben più di 10 nominativi. Quindi non si segue più un criterio top 10, ma un criterio che accetta tutti quanti quelli che superano un certo valore. Qual è il senso di questa novità, che è una sperimentazione? Ma considerate che Cassa di Rewards è un cantiere in movimento e che si muove anche grazie ai suggerimenti che molti di voi hanno dato lo scorso anno. Il senso è quello di creare una correlazione tra il premio e il comportamento che ha l'impresa. Cioè, se noi stabiliamo che per poter ricevere un premio devi pagare con 10 giorni di anticipo, e se tu paghi con 10 giorni di anticipo ricevi il premio, la speranza è quella di creare un meccanismo virtuoso che porterà le imprese che si vogliono aggiudicare quel premio a muoversi, ad attuare un certo comportamento. Io voglio essere gratificato, l'impresa X vuole essere gratificata ricevendo il premio Cassa di Rewards, saprà che questa cosa non dipende da una casualità, da essere tra i primi 10 nella provincia di Ravenna, ma dipende da un comportamento scientifico. Io pago in anticipo, pago 5 giorni prima al mese, così sono certo di avere il premio, di potermi fregiare del bollino. Quindi è un cambio di mentalità che vogliamo introdurre quest'anno, creando dei comportamenti positivi. Chiaramente il beneficio lo avremo l'anno prossimo, però ecco, introduciamo questo primo premio. Stesso vale per quanto riguarda il premio Top Player. Il premio Top Player premia le imprese che hanno un numero di ore pro capite lavorative superiori alle 140. Quindi sapete che 130 è il dato convenzionale ormai, 140 è qualcosina in più. Tutte le imprese che hanno dichiarato più di 140 ore pro capite riceveranno il bollino di qualità, l'attestato Top Player. Qual è il comportamento che vogliamo introdurre? Che prima di iniziare a mettere causali di assenza non giustificata, un po' così per ridurre la contribuzione, ci penseranno. Fino ad oggi ci pensavano 4 volte, ora ci penseranno una volta in più. E coloro i quali vogliono accedere al premio possono farlo in mano loro. Spero di essere stato chiaro su questo aspetto. Altro premio che abbiamo introdotto è Dream Team. Questa la riconoscete, la squadra mitica di basket di Barcellona 92. E sono i più grossi giocatori di basket del mondo. C'è Magic Johnson, c'è Larry Bird, Michael Jordan, Scottie Pippen e così via. Ecco, noi vogliamo premiare quest'anno per la prima volta i più grossi, le 10 imprese più grosse, quelle che contribuiscono di più. Può sembrare un premio scontato, ma scontato non è. Noi vogliamo formalmente dire grazie a quelli che hanno contribuito di più durante l'esercizio, e lo facciamo con un segnale, appunto, con questo attestato, che vi assicuro avrà un seguito e farà loro molto piacere. Altro premio che abbiamo introdotto quest'anno, Bomber, è un premio che sarà un unicum. Cioè, sono quelle imprese che in qualche modo hanno sterilizzato gli effetti del Covid. In che senso? L'algoritmo prevede che verranno premiate le prime 10 imprese che hanno avuto una contribuzione 2000. I dati nostri sono al 30 settembre 2020, quindi la contribuzione di questo esercizio amministrativo che stiamo chiudendo con i bilanci superiore all'esercizio amministrativo
precedente. Quindi, nella sostanza, quelle imprese che nell'anno Covid hanno avuto una contribuzione maggiore. Qual è il senso di questo premio? Il senso di questo premio è introdurre comunque un elemento di positività e sempre ricevere delle informazioni, avere delle storie da raccontare. Che cosa è successo dietro questo incremento di fatturato, di contribuzione, quindi ragionevolmente di fatturato? Che cosa è stato costruito, che c'è dietro? Questo per contare le storie che ci sono dietro le imprese, che ci sono dietro i lavoratori, e quindi scendere da un piano più algido, più freddo, più tecnico, a un piano più emotivo, un piano che racconta quelle che sono le emozioni del nostro mondo. Ora, diciamo, io vedo... Ti faccio prendere fiato. Questo tema è di grande attualità perché nel numero di aprile di G-News noi avremo all'interno un dossier che è già stato dato ai nostri consiglieri di amministrazione sull'andamento dei... Qualcuno sta parlando. In modo tale che magari ti col computer non vorremmo sentire conversazioni private. Va bene. Il abbiamo fatto un vero e proprio dossier sull'anno della pandemia attraverso i dati raccolti da voi come casse di e del CAS sul territorio nazionale. E appunto questa correlazione tra le chiusure, le riaperture, il rilancio produttivo seguito in estate e così via è un tema di grande interesse perché il nostro è un osservatorio vero sul pezzo, quindi questo questo premio diciamo si collega con questa riflessione analisi che noi stiamo conducendo. Vai Fabri. Ok, grazie. Ecco, queste sono, vedo le vostre facce, quindi molti, come è naturale che sia, sono scettici, no? Quindi sì, partecipiamo a questa riunione. Diciamo quelli più scettici magari non stanno neanche partecipando a questa riunione, quindi vedo le loro facce oltre lo schermo. Però le domande sono qua, ma perché devo partecipare? Ma cosa ci guadagno? Cosa mi viene in tasca? Sì, ma cos'è che devo fare? Ma questo è un altro impegno da gestire, non basta Sanedil, non basta incentivo all'occupazione. Lo so, sono le domande che mi faccio anche io. Cioè, immaginate, pure io mi dico, ma a me chi me la fa fare? Provo a rispondere a queste domande. Innanzitutto, perché dovete partecipare? Un po' ve l'ho già detto. Noi parliamo, noi interagiamo solo quando abbiamo problemi, ma non abbiamo nessuna relazione con le persone che ci rendono la vita facile. Noi abbiamo un dovere etico, innanzitutto, che è quello di sistematicamente di contattarli per ringraziarli. La correttezza, la regolarità, questi valori non sono scontati. Sono una cosa che va enfatizzata, va riconosciuta e va premiata. Noi lo dobbiamo non soltanto a noi stessi, perché alla fine poi sono le persone che, detto in soldoni, ci pagano lo stipendio, ma lo dobbiamo proprio, secondo me è una forma di rispetto, è la nuova frontiera delle istituzioni, che devono essere più vicine al cittadino, più vicine all'utenza. Noi dobbiamo essere, come lo siamo sempre stati come sistema, dei precursori di questa nuova filosofia. E poi vi assicuro che quando una di queste persone che stiamo premiando oggi domani avrà un problema, questo problema noi lo risolveremo in una maniera molto più distesa, molto più serena, perché avremo un credito di fiducia e avremo un credito di reputazione e credibilità ancora maggiore, non che non l'abbiamo, noi siamo dei soggetti molto credibili, ma lo saremo ancora di più. Ah, e poi dico, perché dovete partecipare? Perché è un'occasione unica per vederci. E da tanto tempo mancano delle occasioni di incontro e questa, insomma, obiettivamente è un'occasione da non perdere. Cosa ci guadagno? Guadagno soldi? Niente, ovviamente. Ma quello che ci guadagno... quello che ci guadagniamo è essenzialmente una
un ritorno in termini di riconoscenza, di affezione e di legame al settore. Noi già lavoriamo in questo ed è molto visibile, almeno per quanto riguarda la mia cassedile nei confronti dei lavoratori. I lavoratori mostrano quotidianamente una grande riconoscenza nei nostri confronti. Consulenti, un po' di meno, imprese molto spesso ci vedono come degli esattori, diciamo la verità. È un'occasione per sovvertire l'ordine dei fattori, per una volta tanto essere a credito nei loro confronti. Altra cosa, con l'introduzione anche di questi nuovi premi che vi dicevo, nel prossimo futuro, se tutti quanti ci crederemo, se questo progetto andrà avanti in maniera corposa, le imprese potrebbero agire attuando dei comportamenti positivi e finalizzati a ricevere il premio. E se il brand Cassedile Awards cresce, il bollino, questo è il sogno nascosto nel cassetto del premio, sarà un fattore distintivo. Il committente sceglierà l'impresa col bollino. A parità di preventivo o a parità di fiducia, sceglierà l'impresa con il bollino, sceglierà l'impresa Cassedile che ha un riconoscimento Cassedile Awards. E poi vi dico, l'anno scorso partivamo da 11 casse che partecipano e 110 casse che non partecipavano. Quest'anno chi non partecipa è fuori, nel senso che la maggioranza partecipa, quindi io dico più che ci perdete, ecco, il premio ha bisogno delle casse, ma anche le casse quest'anno io penso che abbiano bisogno di partecipare a questa manifestazione, per non essere isolate rispetto alla maggioranza dei partecipanti. Un altro impegno da gestire, giustamente, questa forse è la domanda peggiore, assolutamente no, su questa cosa voglio tranquillizzarvi, Marcello Fanelli vi spiegherà a grandi linee com'è il processo, ma il processo è assolutamente semplice, per non dire banale. In alcuni casi si tratta di spingere veramente un bottone. Le premiazioni locali le decidete voi, quanto impegno mettere, se fare una cosa in grande stile o fare una cosa sobria, morigerata o addirittura mandare per posta il bollino. Tu non spenderete un euro, se non, ecco, noi abbiamo speso forse 100 euro da IKEA per le cornici. Questo è stato il nostro onere. E le raccomando, quando le abbiamo spedite, il costo del pollo. Vi assicuro che ogni euro speso in questo caso avrà un ritorno di conoscenza che poi veramente non ve lo devo raccontare io, spero che qualche collega vi dica quello che è il ritorno. Miglioriamo la reputazione della nostra casta e poi Bari è una città bellissima, non so chi di voi non ci è mai venuta, è ottobre il periodo migliore, ci possiamo incontrare anche in uno scenario veramente rilassato, spero sereno. Cosa dovete fare? E chiudo. Dovete fare poco, parlo soprattutto ai direttori. Dovete fare tre cose. La prima è promuovere l'iniziativa. Se avete social, mettetelo nella vostra pagina Facebook, nel vostro account Instagram, condividete i contenuti e contribuite a diffondere quello che è il senso e il tema del Cassedile Awards. Altra cosa importante, che è stato un po' un cortocircuito dello scorso anno, istruite rapidamente il vostro personale interno. L'anno scorso sono partiti 3.000 bollini. In alcuni casi le imprese, i consulenti, contentissimi, hanno chiamato la cassa che ha inviato, che risulta aver inviato il bollino, per ringraziare. L'operatore telefonico non sapeva neanche di cosa stesse parlando. Questa cosa dobbiamo evitarla. Sappiamo che l'8 ottobre partiranno i bollini a tutti quanti premiati. È importante che i nostri collaboratori sappiano cosa rispondere all'impresa che chiama e che ringrazia. Ultima cosa, rileggete le classifiche prima di inviare. Ci perdete veramente mezz'ora.